aveva solo 24 anni ed è morta domenica scorsa. Era andata a cena in questo agriturismo con i suoi amici, il suo fidanzato, e poi è morta per shock anafilattico. Noi venerdì abbiamo seguito i suoi funerali, vogliamo ricordarla ancora. Elena Bitogger. Lei, il viso che non scorderai, l'orgoglio ed il coraggio, lei, come un tesoro l'oro dentro gli occhi suoi. Lei, l'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai, le mille cose che non sai, e può insegnarti solo lei. Conoscerai semplicemente come sei, uguale a lei. Allora ne parliamo con Valerio Rossi Albertini, grazie per essere qui, Ella Weber, il dottor Andrea Di Rienzio Businco, allergologo. Abbiamo parlato molto ovviamente della vicenda di Chiara e, dottore, ci siamo chiesti, così anche da profani, no? Possibile che una ragazza che conosce bene le sue allergie, che conosce bene il posto dove va a mangiare, dove la conoscono bene, dove addirittura chiama gli chef per farsi preparare ad hoc il suo menù, abbia poi uno shock di questa portata? Anche lei che idea si è fatto? Quale potrebbe essere stato l'elemento di contaminazione in questo caso? Allora, le allergie purtroppo nascondono delle brutte sorprese anche nel paziente più attento, nella persona che conosce bene l'eventuale fonte nascosta dell'allergene stesso. Ci possono essere nascoste delle insidie che sono una quantità di allergene non sopportata dall'organismo in quel momento, quindi un'esposizione massiva ed evidentemente non prevista di questo allergene, e dall'altra parte forse un non tempestivo intervento farmacologico che avrebbe potuto aiutare tanto la persona, in questo caso a salvargli la vita. Eppure in questo caso lei aveva il suo kit proprio per far sì che lo shock potesse in qualche modo essere limitato. Limitato. Invece questo non è assolutamente bastato, perché certo, si è parlato di questa puntura che non si è andata adeguatamente sottocuta, e così anche quella è evidentemente una possibilità se tu disponi di questi farmaci, e tante volte purtroppo, qualche volta per la violenza e per la rapidità di ingravescenza dei sintomi, non hai nemmeno il tempo di eseguirli correttamente. Evidentemente il farmaco non può fare effetto. Ecco, perché quali sono i sintomi esattamente quando arriva questo shock, quindi è in corso lo shock anafilattico? I sintomi sono molto rapidi, il paziente si accorge molto rapidamente che qualcosa che ha assunto, che evidentemente in questo caso, ma in tanti casi conosceva, gli sta dando fastidio, si iniziano a sentire formicolii piuttosto che pruriti, piuttosto che difficoltà respiratoria. Subito dopo si può avere ipotensione, svenimento, quindi purtroppo quando l'allergene è assunto in quantità tali da provocare rapidamente questi sintomi, qualche volta non si ha nemmeno il tempo di utilizzare i farmaci. Perché tutto questo avviene veramente nell'arco di pochissimi minuti? Molto rapidamente, pochi minuti, qualche volta pochi secondi. Piuttosto che, dottore, avevamo parlato in questi giorni della possibilità di un piatto fuori menù che è arrivato perché c'era in corso un matrimonio nell'agriturismo, sì, ovviamente, sì, sì. E sulla tavola di Chiara, che era molto attenta, o addirittura di un piatto che è arrivato magari a qualcuno che stava a tavola con lei e che c'è stata una contaminazione banale, si dice anche una fettina di ricotta che possa essere stata toccata magari da una posata, addirittura questo? Assolutamente sì, dipende dalla gravità dell'allergia, di quanto il paziente è allergico verso quel determinato allergene. Quello che accennavo prima, se la quantità assunta è stata tale da determinare così rapidamente uno shock anafilattico, è possibile che per un errore, uno scambio di piatti, una disattenzione, questa alta dose di allergeni sia stata assunta, e per questo questa povera ragazza non ha avuto nemmeno il tempo di eseguire correttamente, se così è stato, i farmaci per poter avere la vita salva.
Allora, Lucia Loffredo ci racconta la storia di Eleonora. Ovviamente sapete, in Italia sono tanti gli allergici, come diceva giustamente il dottore, ci sono diversi gradi di gravità di allergia, e la Weber ci racconterà anche della sua allergia, che può essere, tra virgolette, controllata. Sentiamo prima Eleonora e poi le altre testimonianze in studio. Eleonora è nata con un'allergia al latte e all'uovo. Quella del latte ce ne siamo accorti praticamente appena nata, perché io la allattavo al seno e subito aveva problemi. A un mese si è riempita tutta di puntini rossi tipo orticaria, la pediatra ha subito capito che era un'allergia al latte. Eleonora, io direi che adesso possiamo fare colazione. Un cappuccino, eccolo qua pronto, un cornetto. Tu puoi mangiarle queste cose? No, in realtà non posso mangiare niente di tutto questo. Ti pesa ogni tanto questa allergia? Sì, mi pesa. Soprattutto che quando vado ai ristoranti devo sempre dire ai camerieri di stare molto attenti. Eleonora ha sempre il suo kit con il suo farmaco, sia l'adrenalina, l'antistaminico, il cortisone. In base ai sintomi che ha, sa come cosa prendere. Però purtroppo a volte può capitare che non si capiscono i sintomi. Cosa ti potrebbe succedere? Inizio col mal di pancia, prurito alla gola e poi comincia in tutto il corpo orticaria e purtroppo anche vomito certe volte. Se ci fosse un fidanzato che ti vuole baciare, che regole deve rispettare? Beh, intanto non deve mangiare cose che contengano latte. E se lo fa deve aspettare qualche ora oppure lavarsi i denti, insomma. La prima reazione veramente importante è stata all'asilo all'età di 5 anni. Io ho imparato a fare la doppia cucina, a fare la cucina per noi che mangiamo un po' di tutto, diciamo, e fare la cucina per lei. Cercare sempre una forma alternativa, sostituire un cibo con altro cibo. Tutto e non rischiare. Esatto, non rischiare, in tutta sicurezza. Ho pensato di prendere questi pasticcini qua, che dici, possono andare bene? No, direi proprio di no. Ho sbagliato tutto? Sì. Si può vivere benissimo con l'allergia, solo bisogna stare molto attenti. Allora, ci ha raggiunto Michele Mirabella, grazie per essere con noi, grazie a Roberta Bartilomo. È una bambina di 5 anni, no? Aurora, che appunto ha una grave forma di allergia al frumento e tra poco ci racconterà ovviamente anche com'è la vostra storia. Vita e come vi organizzate. Ela, tu dicevi che sei allergica alle noci, ma sì, lo sapevi che le noci, anzi la presenza del guscio di questo frutto, è presente sia nei cracker che nel pane in cassetta? Ma guarda, io tutte queste cose non le mangio. Le evitate, le elimini a prescindere, no, per il terrore che tu possa... Io ho una forte allergia alle noci, mi è successo quando ero molto piccola e sono stato salvato per miracolo, per cui io ho imparato nel tempo di convivere. Io penso che quando vado a un ristorante, anche quando fanno il pane in casa, le cose, io vado in cucina e chiedo: è comprato, acquistato oppure l'avete preparato voi? Come l'avete preparato? Per cui io sto molto attento. Ma non solo ai cibi, anche all'olio per il corpo, ai cosmetici. Per cui se io trovo un prodotto dove è contenuto una percentuale di olio di noce, qualcosa, mi viene un eritema terribile. Una cosa che faccio sempre, comunque, anche quando vengo rassicurato della non presenza di noci all'interno di un prodotto, prendo una piccola quantità e me la metto sotto la lingua e aspetto, perché mi accorgo se... Mi aspetto, perché l'effetto. hai una reazione la reazione. Ma di che tipo? Allora, mi si gonfia la mucosa subito, la lingua diventa non sento più la lingua, per cui si addormenta la lingua. Anche questo è un modo per stare attento a quello che si mangia, per cui prendo una minuscola parte, non ingerirlo, ma lasciarla in bocca. Dottore, è un buon metodo o può essere un metodo pericoloso? Allora, è un metodo che ci dà qualche indicazione. In realtà si è visto che tanti cibi, una volta che superano il tratto gastrointestinale, nello stomaco sono attaccati dagli acidi e in qualche modo diventano più tollerati. Quindi il test principe per vedere se un alimento dà fastidio o no, in realtà in ambiente protetto, in strutture che fanno certo. Questo in ospedale, è quello di assumerlo per e di vedere quello che succede. Signora Roberta, Aurora ha 5 anni e ha una grave allergia al frumento?
sì, al frumento, a tutto ciò che contiene glutine, quindi anche l'orzo, l'avena, il kamut e al sesamo. L'avete scoperta quando? A 6 mesi, simile alla storia della ragazza poco fa, quando per la prima volta ha assaggiato la pastina a base di frumento, ha avuto immediatamente un'orticaria molto molto forte. Questo vuol dire che lei non può assumere assolutamente frumento, ma come abbiamo sentito dalla ragazza precedentemente, non può avere neanche intorno chi assume frumento, cioè c'è questo rischio. Cioè il problema non è solo quello che mangia lei, che deve essere assolutamente non contaminato, ma anche quello che mangiano gli altri, perché nei casi molto gravi come mia figlia il contatto cutaneo con il bambino con le mani sporche di pizza su occhi, naso, bocca, per lei è come ingerire la merendina. Sua figlia andrà all'asilo, immagino. Mia figlia va a scuola. Guardi, è stato un lavoro molto complesso integrarla nell'ambiente scolastico. Ci è voluto il supporto dell'ASL, delle maestre, del municipio, del dirigente scolastico, quindi con buone norme di prevenzione. Come si organizzano durante la giornata? Quindi di fatto la sua figlia mangia un menù a parte? Mia figlia mangia un menù a parte e soprattutto non circolano in classe gli allergeni. Quindi sono state rimosse le merendine a base di frumento, si dà cioè, non le mangiano neanche gli altri bambini? Esatto, si dà per il latte evitare la contaminazione. Sì, perché in una classe in cui mangiano i 25 non è che poi uno pulisce e dopo 5 minuti è tutto perfetto, no? Quindi basta una briciola. Basta una briciola. Ma però anche a mensa, anche a mensa sua figlia a scuola è da sola rispetto agli altri bambini? No, lei mangia con gli altri bambini, ha sempre vicino a sé un'operatrice comunale che sorveglia che non ci sia lo scambio delle posate, lei mangia le sue cose, i bambini mangiano le loro cose. Anche in quel caso le maestre si sono raccomandate di togliere il pane perché i bambini lo lanciavano. E quindi, essendo anche molto piccoli, giocare, 3-5 anni, certo. Ovviamente serve una buona prevenzione, ecco, questa è la chiave di tutto. Senta, ma Aurora a 5 anni si rende conto di tutto questo, ovviamente? Assolutamente sì, si ricorda di quando è stata male in ospedale perché ha avuto una brutta reazione durante uno di questi test. E cosa dice, come commenta anche con i compagni? Lei è molto serena, tendenzialmente i bambini allergici non si vanno a cercare il rischio. Quindi è sempre molto cauta, paradossalmente lei ha più paura del cibo che curiosità. E la difficoltà è farle capire che ci sono dei farmaci che lei deve avere sempre con lei, che certo. Sono non uno ma due iniettori, perché è importantissimo averne due, perché certo. Uno può non bastare. Brava. E non farle avere paura di questo farmaco che noi abbiamo sempre nello zainetto. Assolutamente. Certo. Grazie Roberta. Quindi, ci vediamo tra poco e faremo un po' di chiarezza anche sul ragno violino, che sta veramente terrorizzando molte ma molte persone. Tra pochissimo. Avete mai sentito? Ebbene, sta diventando una vera e propria psicosi, tant'è che molti ospedali sono stati veramente presi d'assalto per quanto riguarda i centralini. Allora vediamo di fare il punto con Edoardo Lucarelli e poi lo commentiamo. Adesso arriverà, il ma il ragno intanto... violino, no, speriamo che non arrivi. No, diciamo. Il ragno violino ce l'auguriamo, no, perché siamo tutti con il terrore, no, non lo so. No, perché io, potete saprei... capire che è appunto il classico tema sul quale, no, si crea un po' di allarmismo. Beh. Grazie al dottor Pantini, innanzitutto, che ci ha raggiunto, aracnologo, giusto? Che ci spiegherà tutto sul ragno violino e se temerlo oppure no, lo scopriremo adesso. Ma adesso lo possiamo vedere. Lo vediamo? Il ragno violino. A sentir pronunciare il suo nome viene da sorridere. Pensare a quel piccolo, minuscolo esserino, lungo pochi millimetri, associato allo strumento musicale dei virtuosi, incuriosisce e diverte. Il ragno violino, questo è il suo nome derivante dalla caratteristica macchia scura sul corpo, però, di risate ne strappa davvero poche, anzi, nessuna ironia per chi, di recente, ha avuto la cattiva sorte di imbattersi in un esemplare di questi invertebrati, velenosi, pericolosissimi e spesso, purtroppo, mortali. Nella zona sud della capitale, Ardeatina e Laurentina in primis, intanto, da alcuni giorni è psicosi. Complice il caldo che favorisce l'annidarsi di questa specie di aracnide, numerose le persone che hanno chiamato i centralini dei nosocomi per ottenere informazioni, tante le persone che si sono rivolte al pronto soccorso. Il ragno violino, sei occhi raggruppati in coppie, ama rintanarsi in campagna o tra lenzuola e vestiti, ma colpisce solo se si sente in pericolo.
Il rilascio del suo veleno ha azione necrotica per i tessuti e può attaccare gli organi interni, cuore, fegato, polmoni e reni. Ne sa qualcosa, purtroppo, un vigile urbano di Terni, morso alcuni mesi fa sul braccio sinistro. Lei ci ha parlato, che cosa le ha raccontato? Che non si è reso conto di questo morso, cioè non si è reso conto che qualcosa l'avesse pizzicato qui. Quindi diciamo che forse all'inizio la cosa è stata un po' sottovalutata. Quando è arrivato stava in una situazione critica, un edema importante dell'arto inferiore, dell'arto superiore di sinistra. Poi era in shock settico, c'era un'insufficienza renale, quindi è stato valutato sia dall'infettivologo, dal nefrologo e anche dal rianimatore. Poi l'abbiamo preso in carico noi qui al reparto di malattie infettive. Quando ormai si teme il peggio, l'intervento dell'equipe della professoressa Francisci dell'ospedale cittadino si rivela risolutivo. L'ufficiale oggi sta bene, ma il ricordo di quella disavventura non lo abbandonerà facilmente. Sono terrorizzata dagli insetti, sinceramente mi ha lasciato perplessa. O più spaventata? Sì, più spaventata. Non si era mai sentito, no? Io l'altro giorno stavo pulendo il mio terrazzo e è uscito fuori un ragnetto. Anche non vi aspetto troppo rassicurante, per cui ho provveduto subito ad eliminarlo. È stata un'esperienza molto brutta. Siamo soddisfatti che il nostro ospedale è riuscito a debellare questa situazione, quindi siamo tutti contenti per lui. Visto che io soffro un po' di aracnofobia, ti chiederei a te di fare le domande. Cioè, questa presenza inquietante proprio dietro di te, Gianluca. Allora, visto che lei, dottor Pantini, studia i ragni, quindi mi raccomando, allora ci spieghi bene innanzitutto come riconoscere questo ragno violino e se è davvero così pericoloso come viene descritto. Allora, direi che per riconoscerlo innanzitutto bisogna vederlo. Ma come e lo quindi... loro... Purtroppo nella grande maggioranza dei casi che vengono portati alla cronaca, il ragno non l'ha mai visto nessuno. Quindi quando delle persone vengono morse da un ragno che nessuno ha mai visto, non possiamo dire e che e allora come si riconosce però il morso del ragno violino? Perché magari si può confondere con altri tipi di ragno che adesso noi non sappiamo distinguere. Il morso del ragno violino purtroppo non si può riconoscere dai sintomi, o quantomeno i sintomi non sono gli unici aspetti che permettono con certezza di riconoscere il morso. Per cui diciamo che in questi giorni, è come tutte le estati ormai, vi posso assicurare che l'estate scorsa abbiamo avuto una situazione analoga, c'è questo allarme ragno violino, tante situazioni vengono attribuite al ragno violino, ma nessuno ha mai visto il ragno violino mordere una persona. Ma quindi secondo perché... lei è allarmismo e basta? O effettivamente allora, bisogna comunque il ragno violino esiste. Esiste, è un ragno che è stato descritto nel 1820 da un naturalista francese e vive normalmente nell'area mediterranea. Vive in natura e può trovarsi anche nelle abitazioni. Ecco. Succede. È un ragno molto scrivo. Il nome... diciamo normale è ragno violino oppure ragno eremita mediterraneo. Eremita. E questo eremita già ci fa capire che non è una bestia che è facile da vedere. Cioè bisogna andarlo a cercare. Lui non viene da noi. Lui vive normalmente in situazioni molto discrete, quindi in posti difficilmente raggiungibili dall'uomo, quindi in natura vive sotto i sassi, nelle grotte, sotto le cortecce e negli appartamenti generalmente non vive normalmente, può vivere nei sottotetti, nelle cantine, ma non è un animale che gira normalmente negli appartamenti. Mi colpisce molto, abbiamo sentito nel servizio che l'allarme è a Roma Sud, dove trova più il suo habitat che è a Roma Nord. Michele Mirabella è un po' un essere mitologico. Sto pensando a questo povero ragno, fa una vitaccia, insomma, perché vive, dorme, mangia come può nei posti più infami. Quindi io qualche volta lo trovo, non so se sia violino, quelli che vedo ogni tanto camminare lungo il bordo del balcone. No, in casa ne abbiamo tanti. È un ragno notturno, quindi vederlo camminare di giorno. C'è un detto francese. C'è un detto francese che dice: ragno di sera è pericoloso e porta buono. Ragno di mattina, chagrin,
maintien chagrin, porta malinconia. Io li rispetto, con la cannuccia soffio, così loro si arrabbiano e si allontanano. Cioè, alla cannuccia antiragno? Sì, si prende una cannuccia. Ammazzare un ragno, porta male, bisogna tenersene lontani, rispettiamo la natura e se ne vada per i fatti propri. Però abbiamo sentito che effettivamente ci possono essere delle conseguenze, poi ci spiegherete meglio anche con l'allergologo se effettivamente è così. Valerio Rossi Albertini, sì, ci dimostra cosa? Abbiamo sentito che le conseguenze possono essere la necrosi, cioè la distruzione del tessuto cellulare quando queste sostanze vengono inoculate accidentalmente, ma in realtà questo capita anche se veniamo punti da un calabrone. Allora io volevo spiegare in che cosa consista questo processo in maniera molto semplice, un po' splatter, per questo mi metto, no, perché questo fa capire quali sono i processi che si innescano nel momento in cui un insetto ci punge. Noi sentiamo la puntura, sentiamo il dolore, ma cosa succede all'interno del nostro corpo? Beh, queste sostanze che vengono inoculate, immaginiamo che questa sia una cellula. Questa è una cellula con la sua membrana esterna e all'interno c'è il suo contenuto, il citoplasma. Allora, io qui ho fatto, immaginate, questo immaginiamo che sia il pungiglione di un insetto, di un imenottero, oppure potrebbe essere il morso del ragno. Questa qui immaginiamo che sia la ghiandola che inocula il veleno. Quello che succede, io adesso faccio un contatto diretto, in realtà il contatto è immediato perché ci punge sulla superficie corporea e il veleno inizia a diffondersi, ma quello che succede sostanzialmente è questo, che il veleno viene a contatto, ecco qua, ve l'ho detto che è un po' splatter, però è molto eloquente, credo. Beh, sì. La membrana della cellula che va in necrosi viene distrutta, viene lacerata, lisa, e la parte interna, che è il citoplasma, e ci sarebbe anche il nucleo, che qua non è rappresentato, si diffonde. Ecco che in questo caso è una rappresentazione molto semplice di morte cellulare non programmata, perché le cellule sono fatte per suicidarsi quando hanno assolto alla loro funzione vitale ed ormai devono essere eliminate. Certo. C'è un processo naturale che si chiama apoptosi. Questo invece è un processo traumatico. E allora la differenza è questo, che mentre nella morte naturale delle cellule c'è una cascata di processi chimici che consente di riciclare i tessuti e di non infiammare la parte, in questo caso invece è un evento drammatico e questo è il risultato plastico. Chiarissimo come sempre, grazie Valerio. Però, dottore, vengo punto da un ragno violino, lo incontro incredibilmente nel suo eremitaggio. Cosa devo fare? Quanto mi devo preoccupare? Ma gli parli, ci sono... gli dici delle cose. No, prendi la cannuccia, Che io aspiro a polvere. Dunque, i dati ci dicono che rispetto agli altri anni, quest'anno non ci sono state segnalazioni diverse numericamente. Quindi quello che è successo la scorsa estate, tre estati fa, è esattamente la stessa cosa che sta succedendo adesso. La stragrande maggioranza delle reazioni sono reazioni locali, quindi di necrosi di tessuto in cui appunto questo ragno, questo insetto ha colpito, e con un intervento piuttosto pronto, anche qui prima si interviene meglio è, anche con farmaci locali, non necessariamente presi per via generale, in un paziente, in un uomo in buona salute, non ci dovremmo preoccupare di cose particolari. Anche se un ragno è particolarmente, non so, velenoso, ce ne sono oppure no? Nel caso specifico, ripeto, tutte le reazioni partono nei ragni che si trovano nelle nostre latitudini, certo, come reazioni locali, quindi francamente no. Preoccuparsi di più direi di no. La Taranto, lei pensa alla Taranto.